I motivi erano non solo per me, ma per centinaia e centinaia di giovani reduci dalla guerra 40-45, che la disoccupazione imperante nel dopoguerra, e non c'era una via d'uscita, non si trovava niente, tutto era distrutto, le cave non lavoravano, le segherie, io parlo di Carrara, insomma. E non c'erano queste fabbriche che c'erano ora a quel tempo, c'era solo cave e segherie e studi di marmo. Di conseguenza noi ci siamo trovati, quelli ritornati dalla guerra, dai campi di concentramento, da prigionia, ci siamo ritrovati tutti senza una via d'uscita e senza sapere cosa si poteva fare per mangiare. E allora ecco che sono aperte queste emigrazioni di massa, io le chiamerei, perché non era un'emigrazione singola di gruppi ristretti, ma bensì proprio di massa, perché partivano settimanalmente sei convogli di treni diretti soprattutto a Milano, che poi a Milano veniva lo smistamento per tutte le zone del mondo. Di quel mondo di allora, insomma, dove c'era la richiesta di mano d'opera. E questa migrazione di massa era una migrazione non così, era una migrazione ben mirata, alla caserma Sant'Ambrogio a Milano, che è una caserma enorme, c'erano queste commissioni mediche formate da italiani e stranieri dei vari paesi dove si andava, che i paesi dove si andava erano i paesi europei, era Francia, Belgio e Inghilterra. Mentre gli altri paesi erano l'Australia, l'Argentina e qualche Brasile, ma poca roba. Erano quelli lì i paesi che ricevevano le migrazioni. L'America non se ne parlava a quel tempo, gli Stati Uniti. Non. E allora io in un primo tempo decisi per l'Australia perché cercavano dei cavatori e bastava il nome di Carrara, anche se io il cavatore magari non l'avevo fatto, però bastava il nome di Carrara per dare una garanzia a questa gente che cercava questa manodopera specializzata. E io mi misi in nota e difatti quando arrivai a Milano, mi mandarono a Milano come tutti nel resto, eravamo in 50, mi ricordo di Carrara, e quando arrivavamo a Milano questo consolato australiano ci chiese le condizioni, cioè se eravamo celibi o ammogliati. Io ero ammogliato con un figlio lì di un anno circa, allora non volevano gli ammogliati, volevano solo i celibi. Perché poi laggiù c'era cioè loro richiedevano le donne da altre parti, combinavano dei matrimoni, almeno dicevano, io poi non so. E allora lì ci siamo trovati nell'alternativa o di ritornare a casa, oppure di ingaggiarsi per altri paesi che erano lì queste commissioni. E allora lì una diecina decidemmo per il Belgio, perché era l'unico paese che riceveva, che richiedeva manodopera. L'Inghilterra non tanto, era il Belgio, allora io decisi per il Belgio insieme a questi qui. E